Boundaries vuol dire confini, è un po' l'idea di uscire dai confini, nel senso comunque in qualche modo rischiare più a livello solistico. Trovo ispirazione principale nel quintetto di Miles Davis, il quale ha influenzato molto la mia musica, il mio percorso musicale. Quindi l'idea è appunto di sconfinare un po' da limiti ritmici, armonici, e lasciare più quella libertà, o comunque il rischio anche di suonare, io dico, in modo laterale al brano. Brani scelti, se vuoi standard moderni, come Madden Voyage e Angile, sono stati scelti perché comunque sono stati composti da musicisti che, come Herbie Hancock e Tony Williams, che considero dei geni, che col quintetto di Miles avevano questo modo di suonare straight ma open nello stesso momento. Quindi l'idea di confini di questo, del titolo che ho voluto dare a questo CD, era in qualche modo di un pensiero riguardo sia alla musica che in generale ai rapporti tra diversi paesi del mondo, insomma, visto che il jazz comunque è una musica influenzata da diversi generi musicali, quello sarebbe bello anche che il mondo fosse tutta un po' considerato come è il jazz, insomma, dove tutti fanno parte di un'unica comunità, se vuoi. Bisognerebbe trovare il giusto balance tra il lato razionale, che è poi quello che ci permette di raggiungere dei risultati tecnici con lo studio, gli esercizi, e quello più incosciente, riconoscibile invece nella mente di ogni bambino, che considero il vero lato creativo fondamentale in ogni artista.